come vi devo spiegare, signor Fieramosca, che gentiluomini caduti prigionieri non si possono impiccare. Sono le leggi della cavalleria. State tranquilli, signori. Voi sarete trattati secondo il vostro alto lignaggio. Non ho mai dubitato della vostra correttezza. Ma le guerre dovrebbero farle solo i signori. Avete torto di servirvi di mercenari senza patria e di gaglioffi. Io terrei a freno la lingua, signore. Anche se posso capire la vostra rabbia per essere, diciamo così, caduta a cavallo. Con l'inganno? Siete a dire, che altro sanno fare gli italiani? Sono soldati di ventura, venali, ribaldi e traditori. Sono italiani, poveretti. Gli italiani saranno anche poveri. Ma non sono né ribaldi né venali. E nemmeno traditori. Tirate fuori le spade tutti e tre quanti siete. Non si può. I cavalieri possono battersi solo con altri cavalieri. Queste signori, sono le regole, quindi non vi sarà nessuna sfida. Signore, i rinforzi mandati dalla Spagna sono sbarcati a Taranto e sono diretti qui a marce forzate. Dovremmo resistere 3 giorni ancora. 3 giorni. Potrebbe essere la soluzione. Signor della Motte, un uomo è un uomo anche senza cavallo. Accettate la mia sfida. O sarò costretto da povero italiano a chiamarvi cacasotto. In realtà offesa c'è stata, pubblica e aperta. Gli italiani vi hanno lanciato una sfida. E ora mi viene in mente che il non raccoglierla potrebbe significare infamia per le armi di Sua Maestà Cristianissima il Re di Francia e disonore vostro, signori. Chiederò al nostro illustre avversario, il Duca di Nemours, di voler concedere una tregua d'armi per preparare lo scontro. Penso che occorreranno 3 giorni. Che ne dite? Certo che il duca concederà la tregua se è una questione d'onore. Ma non vedo come risolveremo. Sono o non sono Gonzalo Pedro de Guadarrama, reggente di Napoli e gran capitano del cattolicissimo re Ferdinando. E allora è mio diritto investire chi mi pare. Paredes, la spada. Ma io sono un uomo di penna, già diventato cavaliere pure io. A voi la scelta. Quanti cavalieri volete contro? Quanti ne siamo? Siamo belli, ah? Tento! Allora? Fra 3 giorni e il secondo venerdì di febbraio. Giorno 13, numero augurale. 13 contro 13. Questa è la mia proposta. D'accordo. Aggiungerò ai 4-9 dei miei il meglio della cavalleria spagnola. No, no. Saremo tutti italiani. L'offesa è stata fatta a noi e non agli spagnoli. 13 buffoni italiani contro 13 cacasotto francesi. Ma 13 porta sfortuna. E dove li troviamo, 9 cavalieri pazzi e italiani come noi? Iettatur, statta zitta. D'accordo. Come volete voi. In ginocchio. Di dove siete? Come? Dove diavolo siete nato? Ah, a capo, grida. Fieramosca da capo, congiungete le mani in atto di vassallaggio. Ora riceverete l'imposizione della spada sulla spalla e la bofetada. Paredes, la bofetada. A me non mi ha mai boffettato nessuno. Ma era la boffettata, lo schiaffo d'investitura, l'unico schiaffo che un cavaliere riceve senza restituirlo, è la cerimonia. Scusi tanto. Oh. Io non lo sapevo, ma certe cose si dicono prima. Vi siete fatto male? No. Avanti, Paredes. Attenti che il nobile Paredes tiene la mano pesante. Lui è del nord, io vengo appresso.